lavoro certosino realizzato in occasione dei 160 anni del primo carro dell'Immacolata a Torre del Greco. Lo scorso venerdì nella Basilica Pontificia di Santa Croce, la presentazione dell'ultima pubblicazione del professor Raffaele De Maio, 1861, per grazia ricevuta, storia della festa dell'Immacolata e della tradizione del carro trionfale. Un testo che ripercorre le tappe salienti di un percorso di fede, storia, arte e devozione alla Vergine Maria. Ai microfoni di TV City abbiamo raccolto i ricordi dell'autore e il senso di questa importante testimonianza. Come nasce questo testo? Come nasce in questo modo? Cioè, sapete, ho già fatto un libro sulla festa di Quattr'Altari che piacque molto a Don Giosuè. Parlate del Santissimo Sacramento, della festa di Quattr'Altari, bellissimo, però perché non ne fate uno sulla Madonna? Fu la spinta per fare questo libro. Ho pigliato un po' tutti i miei ricordi, le cose raccontate dai miei genitori. Quali sono i suoi ricordi? Da ragazzo ho vissuto in questa chiesa, perché mia nonna mi accompagnava continuamente, ho cantato sull'organo, ho cantato il Tota Pulcra e facevo le voci bianche. Quindi sono sempre vissuto intorno a queste tradizioni, tradizioni importantissime che stiamo perdendo con la nuova civiltà. E io questo dico sempre ai giovani, cercate di non perderla perché è importante vivere nella tradizione. È quella la nostra vera cultura. Quest'anno ricorrono i 160 anni del primo carro dell'Immacolata. Quali sono storicamente le tappe salienti di questo percorso? Sono tante, basti pensare alla partecipazione che abbiamo avuto in questi 160 anni dei grandi nomi dell'arte di Torre del Greco, che sono tanti, Torre di Medica sempre, quindi sono tanti nomi. Noi tenevamo Raffaele Raimonte che scrive dei libri, disegnava le luminarie, Nicola Scione, il professor Mennella, tutti questi nomi l'abbiamo dimenticato. E questi nomi hanno creato i 160 anni anche questi con gli altri primi di loro, i 160 anni della storia del carro. Chi sono stati i costruttori storici del carro? Quelli che hanno lasciato un segno particolare, più che disegnarlo, fare il carro, farlo proprio manualmente, sono state la famiglia Sorrentina, la grande famiglia Sorrentina, dal nonno, da bisnonno che si chiamava Vincenzo Sorrentina, all'ultimo Vincenzo Sorrentino, l'apparatore che tutti quanti voi conoscete perché è morto da poco. E invece se pensiamo alla statua dell'Immacolata, alla sua corona, ai gioielli? Ci sono delle tante cose da dire, basta pensare a quelle che fece Giovanni Asciuna per la corona. Perché poi Giovanni Asciuna, al di là del fatto che disegnava in un modo meraviglioso, che era un corallaio di Torre, ma era legato anche lui a questa chiesa, faceva parte del comitato ecclesiale, perché sapete, in tutte le chiese c'è un comitato che forma la gestione della chiesa. E Giovanni Asciuna faceva parte di questa gestione. Solo la pandemia ha fermato la processione, anche durante la guerra il carro è uscito. Sì, un piccolo carro, ma è uscito. Un carro di 3 metri, quelli che fanno adesso i ragazzi, si fece in tempo di guerra. Il motivo era quello che per la strada camminavano i carri armati, le truppe alleate, quindi non si poteva stare in strada. Fecero questo piccolo carro che camminava intorno alla chiesa in quel 1943. Qual è il senso di questa pubblicazione? In un mondo in cui tutto scorre, tutto passa velocemente, specialmente nei nostri tempi, noi abbiamo anche bisogno di fissare lo sguardo su ciò che non muta. E qui mi riallaccio anche a quello che diceva il grande Cicerone, historia magistra vitae. Per questo penso il lavoro che sia stato realizzato, che in una parte richiama anche poi quelle che sono le verità della fede, quindi i dogmi che riguardano proprio la vita di Maria. E su queste sono molto importanti perché con l'andare del tempo alcune cose, come dire, non si ricordano più. Mi è parso molto bello che la realizzazione anche pratica di tutto questo sia avvenuta attraverso proprio la realizzazione di tutti i carri che sono stati, come dire, precisamente ogni anno realizzati in questa comunità, e credo che ci sia anche poi un grande lavoro dietro. A Torre del Greco è tanta la fede e la devozione per l'Immacolata. Ho toccato realmente con mano
la pietà popolare viva che c'è in questa comunità. Io ho avuto modo di fare proprio un lavoro, un dottorato di ricerca sulla pietà popolare. E la pietà popolare chiaramente è questo tesoro prezioso della Chiesa di Dio che si nasconde poi chiaramente nelle persone semplici, perché questo è il credo del popolo di Dio. Credo che riprendere a celebrare questa nostra tradizione che si intreccia tra cultura, fede, liturgia, sentire del popolo, pietà popolare, questa è una cosa di cui non soltanto dobbiamo andare fieri, ma ammettiamolo, ne avevamo anche bisogno dopo tutto il tempo che ce ne siamo dovuti forzatamente privare. Quindi credo che celebrare quest'anno la festa dell'Immacolata è veramente un rinascere. Abbiamo detto tante volte che bisognava rinascere, ma questo è il segno forte.